questa vigna qua era oramai tutto abbandonato, c'erano piante diciamo che avevano circa 15-20 anni di vita già, delle betulle, dei frassi, c'era un po' di tutto già. E abbiamo deciso di prendere questi terreni qua, li abbiamo comprati e ripiantati completamente. Quindi abbiamo messo, allora la prima volta abbiamo messo 600 viti di Avanà e 400 di Biquet. E poi abbiamo fatto ancora un ulteriore pezzo che abbiamo messo 200 viti di Bianco e altre 400 di Avanà. Questo 2 anni fa, quindi prima erano 4 anni, le altre più in là 2 anni. Beh, il lavoro principalmente è stato prima, vabbè, tagliare le piante, togliere i cespugli, poi abbiamo dovuto fare venire uno con l'escavatore per togliere tutti i ceppi delle piante dalla vigna. E poi per ripiantare abbiamo anche usato l'escavatore che era qua per rifare, diciamo, ci aiutava così a rimettere i pali e a piantare le viti. E i muri di sostegno c'erano già, a parte un paio che forse un paio di punti che erano un po' crollati, che li ho ritirati su, ma gli altri erano già così, e semplicemente essendo per lungo così abbiamo deciso di piantare le viti lungo il muro, di modo che il trattore possa passare e gira tutto e sale fino sopra. E sopra c'era una vecchia casa, diciamo colonica, che veniva usata una volta per venire a fare i lavori nelle vigne, e qua si chiama la finiera, e quella casa lì in particolare si chiama la finiera Dugar Bly, perché era di proprietà di una famiglia Blys. E difatti i vari appezzamenti di vigna li ho comprati tutti da persone diverse, ma che tutti erano tutti imparentati tra di loro e arrivavano tutti da questa famiglia Blys. Cioè, quindi anticamente era già un vigneto unico. Poi era stato diviso negli ultimi tempi dai vari eredi.